È il terzo anno che è attivo questo servizio, però quest'anno è decisamente ampliato perché la richiesta è notevole e devo dire l'amministrazione ha fatto proprio questo progetto, tant'è che con il supporto che l'amministrazione ci ha dato abbiamo avuto la possibilità quest'anno di offrire un servizio non più a 25 bambini come abbiamo fatto nei due anni precedenti, ma a 50 piccoli pulcini che tutti i giorni frequenteranno questo servizio fino al 31 luglio. E le risorse hanno permesso di avere il doppio degli operatori, nonché una figura specialistica che è una psicomotricista che permette appunto anche agli alunni in difficoltà, perché già così piccoli sono presenti anche all'interno della sezione primavera, conferma che il 2 aprile non è soltanto una data cronologica ma esiste sempre, per cui abbiamo la possibilità di far fronte come forma di prevenzione anche agli alunni che sono in difficoltà. È un progetto, devo dire, che esiste in Italia da più di 10 anni ma che ha attecchito in Sicilia soltanto da qualche anno, nella provincia di Caltanissetta praticamente non esisteva. Il rammarico era che quest'anno, a fronte di una richiesta così alta, la regione Sicilia avesse ridotto i finanziamenti, ma devo dire grazie all'amministrazione abbiamo avuto la possibilità di compensare la carenza dei fondi regionali e rimpinguare ulteriormente le risorse per ampliare il servizio. Il Comune deve dare dei servizi nel territorio e devo ringraziare le strutture scolastiche come la dirigente marchigiana che è presente nel territorio e fa un grande lavoro di educazione proprio sul futuro della nostra città che sono i bambini. E i bambini devono essere gestiti, devono essere accompagnati sin da piccoli. Non potevamo come amministrazione essere accanto a questo progetto che è stato anzi potenziato, non potevamo rischiare di farlo sparire, che era la cosa che sicuramente sarebbe stata una grave perdita, anche perché la buona volontà dei dirigenti scolastici bisogna anche accompagnarli con atti concreti, perché bisogna trovare quei fondi che necessitano per questo tipo di attività. Sono delle scelte, questa credo che sia una scelta giusta perché è un investimento per il futuro. In questa struttura saranno appunto accolti ben 3 bambini con disabilità definibili gravi e quindi questa sicuramente diventa una risposta non solo dal punto di vista didattico ma dal punto di vista sociale, sicuramente una vittoria. Abbiamo sistemato gli spazi esterni che diciamo, erano una situazione abbastanza problematica, quindi con l'intervento sinergico di tutte di quelle che sono le componenti del comune, no? Siamo venuti sia con la GELAS sia con il settore tecnico dei lavori pubblici, quindi diciamo, tutti insieme, ecco, se si lavora di squadra si ottengono ottimi risultati.